La bara portata a spalla dai colleghi della polizia penitenziaria, sopra il tricolore e il berretto d'agente. Tanta la commozione e il dolore delle tantissime persone presenti nella chiesa di San Francesco a Termoli per dare l'ultimo saluto al consigliere comunale e commissario della polizia penitenziaria Nicolino Di Michele, noto a tutti come Nick, morto a 55 anni, stroncato da un infarto fulminante lunedì notte a Parma. I funerali sono stati celebrati dal vescovo Gianfranco De Luca insieme a Don Benito Giorgetta. Seduti nei primi banchi familiari, la moglie Margherita, il figlio Mattia, i fratelli e le sorelle. Presente il presidente della regione Molise, Francesco Roberti, il sindaco di Termoli, Vincenzo Ferrazzano, i consiglieri regionali e comunali. Le tante persone qui presenti oggi sono la dimostrazione di quanto Nick era conosciuto e voluto bene, ha detto De Luca all'inizio dell'omelia. Il silenzio di partecipazione è l'unico atteggiamento giusto da adottare in questo momento di grande dolore, ha aggiunto. Una vita, quella di Nick, dedita al servizio, ha detto, ha realizzato i suoi desideri, ma sempre avendo come fine ultimo quello di fare del bene. Il suo obiettivo era quello di mettersi al servizio del prossimo, il suo impegno nel sociale, nel volontariato, nella politica, ne sono stati la dimostrazione. Al termine della cerimonia, la consigliera comunale pentestellato Daniela De Caro lo ha ricordato con commozione, elogiandone le sue doti da grande oratore, e ha raccontato di come a lei e agli altri colleghi, alla loro prima esperienza politica, li ha presi per mano e gli ha spiegato come funzionasse il Consiglio Comunale, insegnando loro sempre rispetto nei confronti degli avversari, a prescindere dal colore politico. E poi ha letto uno degli ultimi post scritti su Facebook da Di Michele: senza coraggio, senza libertà, non si è mai vissuto. Anche il commissario della Polizia Penitenziaria di Larino, Francesco Maiorano, ha voluto consegnare un suo ricordo e, rivolgendosi alla moglie e al figlio, ha detto di conservare come fiamma viva l'eredità del comandante Di Michele, che non si è mai sottratto alle sue responsabilità. All'uscita della chiesa, il picchetto della polizia penitenziaria ha reso onore al commissario Di Michele, seguito da un lunghissimo applauso.